poesie, quasi esclusivamente sonetti, di temi, diciamo, spiritosi, qualcosa anche un po' sopra le righe, vedremo poi quanto sopra le righe, non un programma abbastanza ambizioso su questo aspetto, e poi vedremo che tipo ci sono le varie gradazioni di piccantezza nel peperoncino, ci sono anche i sonetti, e noi lo sappiamo bene, sappiamo a quali serate si può fare, no? Si può porgere il piatto poetico più piccante, più piccante. Stasera vorremmo dare un po' fortino, cosa volete? Invece qualcuno si sbaglia. La seconda parte invece riguarderà la premiazione del primo concorso del Vernacolo Piccante, che ha avuto già questo concorso un grande successo, veramente un successo bellissimo. Sono arrivati ben 15 elaborati, sono tanti perché la scrittura siamo serina, sono pochi, quindi sono arrivati tante poesie, e devo dire che sono anche, rispetto alla media dei concorsi, io che faccio parte di qualche giuria, indignamente posso dire, rispetto alla media dei concorsi siamo un po' sopra. Quindi anche questa è una grande soddisfazione. Io saluto tutti, sono particolare alla famiglia di Massimo, saluto Vasco in prima fila, grandissimo, si è già addormentato, non sono un grande intrattenitore, comunque, sempre il fresco del paese. E sono con i miei amici, Renato Ferri, con il campo, e qua. L'idea è appunto quella di una serata drammatica, sono state preparate tante cose belle, a parte il premio, che è anche una sorpresa, il premio per il primo diciamo, ci sono anche degli omaggi per tutti voi, abbiamo visto le cartoline, poi ci sono dei alcuni numeri del teatro, l'ultimo numero uscito e qualche libro, quindi diciamo chi si vuole sbizzarrire anche a fare qualcosa può fare volentieri. Iniziamo con il nostro Vernacolo Piccante. Vediamo, siamo assegnati tre quarti d'ora e tre quarti d'ora. Vai, vediamo perché. Se riusciamo a stare in tempo. Vi faccio presente subito che sarebbe una funzione da ringraziare, in particolare è il nostro Nicola Gorreri, artista e autore. No? Questo ritratto che è un ritratto umano ma anche morale, non si vede questa espressione amichevole, sincera, di compagnia, insomma, come se Massimo fosse qui a ridere con noi questo soggetto. E poi naturalmente c'è anche lui, che non sa essere stato ritrattato, ma insomma direi che a questo punto è un canino molto celebre. Benissimo. Allora, con cosa iniziamo? Un po' di gallette? Sì. La risi dell'alloggi. Sette in un stanze sotto un solo tetto, la bambina anzitempo cucinata nel chinello e nunca l'ha ritirata. I genitori ad un divano letto hanno rimediato in camera al vecchietto, vedovo con due pensioni. La vata al bimbo entra in seminario l'ha salvata, la vocazione viene nello stretto. Rienno sette però quando d'agosto torna in famiglia il giovinetto Pio. Nonna e nipote dividono il bosco. Si sveglia il vecchio ringraziando il Dio. Prima 20 anni, mi è tornato tosto! Sbagliate, nonno, quello tosto è mio! Questa idea del piccante è fatta propria addirittura nel titolo della raccolta, perché lui ha scritto due raccolte molto importanti. Una si intitola Una fierezza di sonetti, e quelli diciamo si possono leggere senza essere denunciati. Poi ce n'è un'altra, da cui tagliamo le nostre interpretazioni di oggi, che è invece Corpepe e Corsale. Quindi questo pepe è stato effettivamente, il pepe non è peperoncino, però l'idea del piccante è stato citato effettivamente in una raccolta di sonetti che risale agli anni 20 del Novecento, risale agli anni 20 perché venne pubblicata dagli amici, edizione non venale a cura degli amici, perché lui chiaramente aveva tutti nel cassetto, ma di poco tutti sapevano più le loro di questi. Questi sono i cangino, me l'hanno fatto senza innamorare. Ma che ti gira il capo, che invenzioni, tutti i giorni si sentono inventare. Oggi, fra tutti questi talentoni, Galileo si farebbe oglionare. Cosa copendo là? Un paio di oglioni.
quando ci sta il vapore in terra e in mare, quando ci sta certe illuminazioni da mandare gas a farsi bugerare, telegrafo, telefono, un e niente, c'è il microfono e poi c'è il magnetismo, roba da far rinfigurire la gente, c'è l'ipnotismo, non si va più su. Han voglia inventare i periodismi, come la foto non se ne inventa più. Dal veterinario. Due sposi, lei in protesto, lui già anziano, portano un vecchio cane dal dottore. Dice lei, nel risciallo con la mano, sotto ha sentito un duro, un tumore. No, vede, e il cane c'ha l'osso peniano e finché campa vuole fa l'amore. Fa lei, nato da un cane che osso strano, com'è se all'uomo un ci pensò il signore? Morì giovane lui, ma c'è un compenso, fa il marito. Se all'uomo fa cilecca, c'è l'intelletto che rimedia il senso. Caro marito, ti sbagli di grosso, d'ora in poi la tua arcane la bistecca e te, da che ce l'hai, che serbo l'osso. E Lucchese a comprare e dirchi e quando gaddiano o compro al posto che ho comprato per risparmiarsi un participio di piatto vogliono pagare poco e comprare tanto. Ma te guarda il fiorino onore e vanto di Lucchese cosa mostra il diciamo la pantera a chi vuole essere pagato e a chi deve pagare il porto santo per dare Lucchese in delle mani ai bronchi. Difatti nacque a Lucca un banco nato per un pagatti, la banca dei monchi. E poi saranno poi attaccati al suo, comprare a Tarteucci un buccellato. Lo vuoi sapere? Me lo preso col buo. La ominazione. C'è uno stanzone di miraoli pieno a Montreto e Noarte del piano davanti a Vadri è spoto col piovano bocca aperta lì di più di meno. Che fate? Vi siete stati a Montenegro a vedere questo, no? Un ragazzetto sotto il treno dormiva fra binari e sortesano. Tutte cose vere, un bambino viene giù dal terzo piano e va a finire su un carro di fieno. Di fuori piovano. Che combinazione! Ma che combinazione! È la Madonna! Nel mentre patacuffo un ruzzolone proprio all'altare o casca la mia nonna. Pensa che andava a fare la comunione di Dio Piovano e lui, combinazione. Di Cangillo a offessione. Per me senti, l'idea del confessore è una cosa che non posso digerire. Ma come? Devo andare a aprirmi ore a un altro uomo per poi sentirmi di... Avete bestemmiato il Redentore? Vi siete briato? Signor sì. Avete forniato? Sì signore. Di molte volte? Sa, così così. Voi siete un peccatore sciagurato. A entrare in chiesa vi vergognerei. Briao, smoccolatore e forniato. E allora senti di risponderei. Sor prete, scuserà se ho bestemmiato, però le seghe se le faccia lei. O le sentite stasera o le sentite a cena a Miemo. Fra tutti i miei colleghi una ventina invitati a una cena omiliale, a me mi tocco accanto proprio un tale che una reggeva il vino di Ollina. Da Fegatelli in poi fu una rovina, sunse al sogno il grasso di maiale, mi impatacò col dolce e nel finale a bel caffè rompie nella tazzina. Dissi fra me, se Dio vuole è finita, ma lui mi fa, te in macchina sei solo? Solo? In cinque pigiati, bella gita, un viaggio, da tiracci da gaiolo, sono sempre mezzo tronco della vita, vieni a me, fa lui, io sono solo. Basta. Se te lontano incontri uno che non c'era da tanto a Pisa, mi dici, se, gua, nel piano di A, mi, ga, arriva all'era, se incontrano ancora il gatto, esclamano, ma,
A passeggio nel corso a Pontedera, se un figliolo si imbatte a un subà, metti tre volte nella stessa sera. Fa tre volte a chi dice prima, ba! E il cane pontaderese alla baia lo riconosce alla prima. Un ti fa mia, ti fa, ba, ba! Basti dire che un marito, nel trovare nel suo letto la moglie addifanata alla mia di famiglia, urlò, ba! Leggo un paio più del cancillo sui figlioli, no? Uno sui figlioli piccini, uno sui figlioli grandi. Con i figlioli piccini dicevano come bravo, tutti e due questi figlioli sono andati a scuola, no? E quello proprio piccino ha certe attitudini, quello più grande invece è talmente bravo che poi lo può mandare all'Accademia Navale, lo vuole indirizzare alle scienze nautiche. Iniziamo da quello piccino. E il bimbo veloce. Bella osa avere un bel bimbino come il tuo, forte, vispo, intelligente. Invece il mio si vede che è destino, ce n'è uno solo e non capisce niente. È vero, il mio fa volti anche a modino. Legge già, si può dire correttamente. Si vede proprio che il suo cervellino ci è chiamato alla vita di studente. E impara tutto perché gli si insegna ginnastica, doveri, nozione. Ma poi deve vedere come disegna. Della sua età è un c'è bimbo in arrivi. Ha danni in mano un pezzo di arbone, fa certi cazzi a lui, vai a vivere. Il bimbo ingegnere navale, che genio, carmi bimbo, che portento. Stamani per esempio si è levato e ha fatto sopra il foglio un bastimento proprio tipo inglese, tutto armato. Tu lo vedessi, o le vele al vento, e non c'è da dire nessuno ne ha imparato, eh. Se seguita a studiare col suo talento, lo tiro su, ingegneri dello Stato. I suoi maestri sono entusiasmati, come il mio bimbo non hanno avuti mai, per il mare bisogna essere chiavati. Se mi riesce, ora folle pratie, dopo le scuole tennie vedrai, guardo se te lo spiaffo nelle natie. Ora, celebriamo un po' una poesia di amore sempre nel cangillo, è lo scopo di un amante tradito. Tradito a chi? Alla canza del casino. Dunque, brutto budello patinato, c'avevi in altro e mi giuravi davanti d'un amore sviscerato. Erano farsi baci e mi davi. L'ho saputo, c'avevi un diligato di pubblica sicurezza e te l'amavi. E i giuri e le impromesse che m'ha dato erano acqua da occhi e le scordavi. Ti sei qualificata una puttana, di ore e botta, piena di impostura. È inutile tu mandi la ruffiana a girare tutto il giorno in su e giù. Per mettersi in avanzo di mistura, sulla mi fava ci scorreggi più. Io mi conosco, lo sapevo se non c'era. Cavalleria rusticana. Ma che cavalleria! Fenomenale, armattinè di manici di torno, la danno con pagliacci di contorno. Che musia, mascagni di mondiale. Doveva nascere a Pisa, mia Livorno, mi ho tentato a stagno. Ma il finale mi spieghi te come finisce? Male, Alfio alle orna e un tollera allo scorno. Turiddo sbronzo al corpo in convulsione. Vado fuori all'aperto, passo là. Falla tutta, l'ha detto dall'oggione. Poi bacia e abbraccia la mamma Lucia. Va dentro l'orto e nel mentre la fa, Alfio la ammazza. Che cavalleria! L'occasione è un fatto storico importante che molti poi conosceranno, l'affaire Dreyfus, cioè questo famoso episodio avvenuto in Francia, il complotto di Stato che vide come vittima innocente un povero ufficiale dell'esercito che viene degradato e mandato all'isola del diavolo, una cosa tremenda, perché è ebreo e quindi diciamo i sospetti vennero
vennero indirizzati contro di lui. Émile Zola, famosissimo scrittore, pubblicò sul giornale J'accuse, cioè io accuso, perché mi sono reso conto che questa era una grande messa in scena, e quindi pubblicamente esibì, non ebbe timore di esprimere questa accusa, che fu un atto storico, un atto diciamo rivoluzionario. Nel grande dibattito di Flusse è innocente, traditore, no? Che arrivò anche in Italia, scusate la faccio un po' lunga, ma questo episodio è poco bello, per offendere Zola, i francesi gli dettero addirittura dell'italiano. E in Italia, a quei tempi in cui c'era molto patriottismo, era il periodo dell'italietta di Umberto I, c'era molto amor proprio, eccetera, questa cosa non andò giù. Per cui il fatto che Zola fosse stato chiamato italiano dai francesi come offesa, negli italiani diciamo acceso un po' un orgoglio, un antifrancesismo generalizzato, che il Cangillo tradusse così: il processo Zola, se lei fosse innocente o traditore per ora non si può dire, né si sa, ma Zola un è mia scema, è uno scrittore che ti combatte per l'umanità, però cosa mi frutta il suo buon cuore con le gente che vogliono ragionare, poi per toccarlo proprio un suo onore lo chiamano italiano di Zola, perché a francese a dare dell'italiano mi baldo offende quando mi conviene, sarà un popolo schifo e disumano. Del resto anche a Livorno la Lucchese lo pigliava nel culo tanto bene che la chiamavano tutti la francese. Lucia, il mio primo amore liceale. Ci misi un mese per darti un bacino, un anno per toccarti un unghietino, ma non mi davi l'amore naturale, stufo di far da me in piedi al villino. Scelsi una bolognese eccezionale, capì al volo il mio stato virginale, mi disse, mo ti insegno bel bambino. Sortì, pensai a Lucia, corsi al liceo a volare le scale, in fondo al corridoio sortivano dal compito di greo, ma Lucia non c'era. In dello spogliatoio frescava col supplente di latino. Andai nel culo e riandai al casino. Di Cangillo si scappa in Francia. Ora non sei più una bimba, senti Argia, non ci pensare al tempo che è passato. Da bimbette, si sa, qualche pazzia si fa tutte col nostro innamorato. Ormai ho deciso. Io con la mia si scappa in Francia, e quel che è stato, e dopo un po' che sarà andata via, mi scorderò di averlo sciagurato. Ma come? E te, per riscordarti Gigi, lasci solo tu pa, povero vecchio, e vai in del lupanare di Parigi? D'altronde io ci sto, non vuoi aprirlo? Te, Parigi, l'hai preso per cucecchio, se vuoi fare il budello, allora dillo. Diagnosi e cura. So, dottore, il mio bimbo l'ha trovato pallido e asciutto come un salacchino. Le vuol parlare con me o cos'ha? Poino, il tuo figliolo si è troppo masturbato. Sei turbato, Dio sa. Sei tirato. Ah, un teso, scusi. Danni qualche cinquino a 18 anni da spendere al villino. Vedrai di fa da sera e sta sdubbiato. Ci ha indovinato. Ora non fa più pena. Ci ha preso gusto, ria il suo odore, però cinquini vanno via me pena. E nel vedere potassi il canterale, su panni fa, bimbo, ha detto il dottore, che qualche sega via via non ti fa. Per serballa a Firenze, indai incappato, a straportare un signore di paesano, spirato per far giovane anche anziano, da lei, dalla suganza sconfinato, morte santa, fra i salmi fai curato, spoglie mortali d'un mondo mondano, resti che si consuman piano piano nell'espiazione eterna del peccato. Ma poi, mentre intonava il Luce a Tei, in ginocchio all'altare, lì, alla messa, vestita a lutto, c'era proprio lei, così bella, dimessa e tutta messa, che fece il prete con voce rassegnata, se poi di là non c'è nulla che inculata. E poi Sant'Antonio, episodio realmente avvenuto
al poeta e al medico Gianfranco Spurgatelli. Fu quando il chiamo a me mi fu lasciato per una nutriente così bella che poteva fa oggi la modella. Su mammi disse appena fui arrivato, la bimba dal dolore mi sbacella, ciarfò di Sant'Antonio, l'ha segnato la settimina, sa dottore Bella che sfanco la disipola è aumentato. In peggio posto non poteva abitare. Pensila proprio accanto alla natura. Spogliati bimba, non ti vergogna, vedrai e il dottore trova l'aura. Si levò le mutande, io feci, Cristo, è grave. No, Sant'Antonio ci ha visto. Disegno di Nicola Corredo del Foro di Sant'Antonio. Cosa vogliamo fare? Eh? Ah, facciamo questo, dai, facciamo... Sì, vabbè, io ne faccio uno e assumo la responsabilità, eh? Questo sembra il cancino e dei galletti, si intitola Bollita Toma. Bene? Bollita Toma. Come la prima lettera. Vediamo qui, vabbè. Allora, questo sonetto viene scritto da Galletti quando negli anni 80 venne fuori il 4 della AIDS, no? E allora il Bernacoliere a Livorno editò una civetta di quelle spiritose del cardinale, hanno scritto per via dell'AIDS bisogna abolire la topa, per essere più sicuri. Galletti disse no, abolire la topa, ci ragionò su questa cosa, perché Galletti era così, come che se qualcosa lo colpiva, lui non riusciva a staccarsi da questa cosa finché non ce l'ha fatto almeno un sonetto sopra. Allora scrisse questo sonetto, volì la dopo, punto interrogativo, come dire, ma è veramente una valida proposta, io credo, no? E il sonetto è così. Con l'AIDS non si può fare l'amore senza bollilla, ma vada alla messa piuttosto in tromba una topalessa. La ribolli per metterla in calore, ma poi bollita perde il suo sapore, anche se la risali, un è la stessa. Con l'occhio alla sua parte, la fialessa bianca di latte perde il suo odore. In della topa ci può trovare i pidocchi, e il pidocchio del pube, ossia piattoni, bacilli innocui, se li chiaman cocchi, o le muffe quando ne è sempre in funzione, ma se ci trovo il virus dei finocchi, prima è bollita la topa, un bel secondo. Abbiamo separatamente compilato queste schedine qua, poi abbiamo messo insieme, abbiamo già fatto la dizione per evitare di sbagliare conti in pubblico come succede tutti gli anni in altri concorsi, di solito la cosa più divertente del concorso, ma insomma abbiamo voluto levare questa soddisfazione di rifarci con in casa, lo fatto da noi, grazie. Allora, ci sono vari sonetti, così, molto molto bellini. Io, visto che l'ora è abbastanza giusta, direi che possiamo procedere subito con l'apertura delle schede, cercando di capire chi è il vincitore. Abbiamo indicato nel bando un vincitore soltanto, riservandoci poi eventualmente l'anno prossimo di cambiare, di aggiustare un po' il tiro. Il vincitore c'è, tra l'altro si stacca anche di parecchio dagli altri, c'è questo 28 qua, però abbiamo trovato anche altre cose veramente valide, per cui abbiamo pensato anche di riconoscere quattro menzioni, non menzioni, quattro menzioni, quindi quattro menzioni speciali accompagnate da un premietto. Il premio è ricco, come sempre a chi tutto e a chi niente, perché no, questo lì è ornamentale, scusate, c'è una grande peroncino, il cestino e poi
Una volta aperta la busta, attenzione perché qui abbiamo l'ennesima sorpresa, questo devo far vedere, verrà scritto il nome del vincitore in diretta su questa bellissima pergamena. Il nostro Nicola Gorrieri ha fatto anche il logo degli amici di Massimo, che sono qui presenti e che hanno organizzato tutto loro, quindi una cosa anche agli amici di Massimo. Tramme, questa rivista qua diretta da Renato Gianetti che ha fatto 35 anni di attività, povero Tramme quando si dà da fare, il nostro concorso di poesia Vernacolo Piccante, tutto scritto con Peroncini, prima edizione, poi da vincitore, non sappiamo ancora chi sia, se cade in acconcio lo stesso, cioè oltre al Peroncino forse anche una pasticchina blu, ma a me non farebbe. Ho mandato due sonetti, due poesie. E si è qualificato come il primo. Poi abbiamo Capriccio Maturo, Dispetto di scena, che ne ha mandate due, tra Ninner e Nanner, che ne ha mandate tre, e una si è piazzata molto bene, A tutto fo, Agrio Liquo, e poi continuava il motto, Attenti a Speluzia, questi due hanno fatto anche tra 22, quindi un buon punteggio, In cima Lima, 26, quindi sarebbe diciamo il secondo, Effetti laterali 22, Il mondo sciapo 23, Se picca un è 25. Quindi il secondo è no, ok, in cima Lima e poi se picca un e poi 23, ci sono 23, ci manca la metà, vabbè, ci sarà, Qua ci sono gli originali, qui ci sono i biglietti, sì, per chi non sapesse che le premiazioni con cui sono un po' noiose, lo scoprire adesso, sono un po' noiose. Vediamo chi è il vincitore. Ivano Rosellini. Tra moglie e marito, di Ivano Rosellini. Ci ho messo anche il numero di telefono tante volte. Non c'è, vai, facciamo il secondo, no? Via, andiamo, si va in camera dal letto, così si fa e non ci si pensa più. Se non ce la faccio, chiedo aiuto giù al dottore del piano di rimpetto. Va bene, dimmi via, dove lo metto? Oh mamma mia, un telario di più. Qua giù. Più qua. Più là. Più giù. Più in su. Ma in parallelo. No, d'angolo retto. Pigia. E si piega in duo, ce la faccio. Se vado te. E mi fa male il braccio. C'è? Cicciottola, zebador più dentro. Vedmo, non ti ferma, se no va giù. Così per dire, oh mamma è patimento. Però l'armadio non traballa più. Mentre consegniamo gli oggetti edibili, bisognerebbe scrivere il nome, mi spiace. Ivano, vieni. Quindi, Ivano così, non è una cosa. Lima, vediamo 12, ecco, vediamo un pochino, in cima Lima, però in cima Lima la Lima bisognerebbe che fosse qua e si palesasse con una bustina, perché non me l'ha mandato il biglietto con il nominativo, c'è dentro, perché lei conosce l'autore. Sì. Sapete dire come si intitola il sonetto?
Prego? Mi saprebbe dire come si intitola il sonetto? È una sorpresa. È una sorpresa per me? No. È l'unico modo per rispondere il premio, se che si dice? Allora, io qui non lo vedo. Certo. Ah, ecco qui. Sì, certo. Scusate, mi sono certo. Allora, è vero. Arriva, tu rispondi. Fabrizio Paolini, ecco qua. Avvicinati a rispondere una segnalazione speciale che è un premio, ricordo, che è la medaglia del tram gentilmente offerta alla fine della pisata. Ma Marco Cucini fa parte del comitato. Vuoi leggere? Leggo io? Miravoli vegetali. Col caldo tropicale di quest'anno, l'alzabandiera sempre meno dura. Dice ci vuole un po' di cura perché lo stress gli è il vero tiranno. Per le pasticche blu niente mi fanno. Gocciole e fiale uguali all'acqua pura. Qualsiasi medicina non gli è sicura. Vo' fa da me per contrastar malanno. A desinà col caffè nero piglio un pizziotto di peperoncino. La sera a letto certo un sbadiglio. È diventato un gallo per cucino. E la mia moglie senza vatte e ciglio mi mette il lavanero nel panino. Per quali riscontri, Simone Rossi, ci ha messo l'indirizzo, vieni. Che nel sud ti rispondono a tono che è un companatico di prima classe. Ma la osa c'ha anche un altro suono. Il peperoncino sbroglia le matasse se un chiappi neanche il buon dell'ozono per un defetto un delle parti basse. Siccome ingrossa vasi e capillari mi aveli sul terrazzo, che stradipi? Il sangue va laggiù e sorti da binari. Se mai ci avessi dubbi di sti tipi, aprite padiglioni uriolari. Calabria piccante, lo chiama Bibi. Qualcuno ha mandato il mondo sciapo? No. Lo leggo io. Il mondo sciapo del futuro, poi sapete su tram che era l'autore, va bene? Gargola al pepe mio nonno talmente che ne metteva un po' nel caffè e latte. Wow, non ci scatta niente dal presente, direbbe Neri dalle vienne schiatte. È tutto sciapo, per poco è indecente. Prendi mangiare il re, e anche il latte sa da puppà schermato totalmente, e in futuro si scrocchierà del latte. Ci resta insomma vella osa là, magari fosse, sembra faccia male, c'è le regole di libri da imparà e ci vorrà l'esame sessuale. Scritto si intende, e non si può copiare, scritto, togli, è vietato fa l'orale. Nanneri e Nanneri, quindi possiamo, non capisco chi è perché ho portato la busta prima. Carlo Caterini, eccolo. Si è fatto un po' la faccia della cacanna all'arco di trionfo su 18 cavalli e corrivano, quindi no, io non so, dici, no, è fantastico. Tre sonette hanno mandato, bravo. Allora, pressione piccante, leggi. Ma chi ha detto che sono venuti? Non ci sono venuti in più, ma sì, sì, non più. Sì. Nelle nati nuovamente venuti, questa è stata pensata. Fin dal boccaccio con il Decamerone, poi Lorenzo, che coi soldi Bacco e Arianna, da noi in Toscana non c'è mia questione. È piccante è natura, non ci si inganna. Vorrei sapere perché certe persone l'argomento invece lo ondanna. Sondarmi, insomma, de farsi. Mi fa compassione per noi poi la stità osanna. Ci fa ringallo zio per l'altro sesso. Vedeva un agnudo copando di messi via, vedrai che un pensi ad altro, non sei depresso. Quindi,
È piccante allora, vendi mia. È medicina. Pensaci più spesso. Giovinezza poi fugge tuttavia. La confessione. Hai peccato col cuore o con la mente? Padre mio, ho peccato col bellio. Quante volte? Un po', quasi un fottio. Sei il fuoco dell'inferno, l'hai presente? Ecco perché, non ho capito io. A volte mi bruciava veramente. Cosa? Padre, ho il giudizio della gente. E non pensavi al giudizio di Dio? Ma padre, la mia arte è sempre viva, per tutto il corpo, da cima a riva. Stasera allora lotto a casa mia, le tentazioni le esorcizzo io. Vedrai come Satana va via. È al posto suo. Mi ci metto io. Abbiamo Capriccio Maturo. Capriccio Maturo, no, siamo a busta. Ce l'ho io. Ah. Dov'è? Allora, dammi solo il chiave. Infatti, è in ottavo, vabbè, allora. Il nostro. È direttamente da Putin, eh? Bravo. Eccoci qua, vieni. Presentati. La storia di questa è particolare. Va cantata. Cantata. Prima che la Putin, diciamo il libro che lo si. Nell'adolescenza, che è l'età della masturbazione, talvolta avevi problemi di coscienza, specie all'uscita della confessione. Dalla scala puliva la credenza, Laura Antonelli che ebbe la visione. Era abbastanza allora quelle cosce per scacciare da noi dolore e angosce. Or vedi tutto, ma chi le conosce? Non son più donne ma a pezzi di carne. Le pulsazioni così si fanno mosce. Chi ha troppo cibo non vuol più mangiarne. Non ce la fai a mangiare a cinque brioche. Ti fa un pillone fino a soffocarne. Se tutto è esposto, insomma, voglio dire, l'arrapamento tende a scomparire. Di questa arte antica e importantissima del cantare le ottave, è diciamo il diavolo di Mellandi, che è il maestro di tutti questi personaggi che nella zona di Muti continuano questa attività incredibile, anche perché poi Muti, che sarebbe un personaggio molto, molto bello, che sarebbe parlo molto meglio di me, ha una sua identità linguistica, la sua storia letteraria tutta particolare, che diciamo è stata mantenuta fino ad oggi grazie a un personaggio come Enrico. Grazie per la medaglia del tram, eccola lì. Grazie. Grazie. Due poesie, una in terzina e un sonetto. Una Paola e Francesca e l'altra la Operaci. Paola e Francesca, dalla Divina Commedia del canto quinto, io mi sono divertito a scrivere il seguito buffo. Perché sapete che fa tutto lei, Francesca, se leggete il canto fa tutto lei e lui sta sempre. Senza sempre zitto, sì. Come dire, io fino ad ora sono stato zitto, tutto il tempo a piangere, a sentire lì. Le succhiacchie e puzza un po' di fritto. Un po' di scirinquagnolo lei. O Dante, o Bischero, o che uomo sei? Tanto è un po' furba quella donna lì. Dice, l'ho baciata io,
Tò, e lei? Diciamo, mi ha piantato due occhi addosso, non ce l'aveva mai fatto, non ce l'aveva. E lì per lì sono diventato rosso. Gli sento una manina su un ginocchio. A quel punto ammetto che mi sei mosso. Ma, dissi fra me, qui ci vuole occhio. Sentra il tuo marito, siamo del gatto. Lui lì si schiaccerà come un pinocchio. Intanto la manina di soppiatto giunge alla meta tanto sospirata. Lì la baciai, in quel momento esatto. Francesca, ma guarda te come mi son trovata. Morta per un bischerino, sì. Non ce l'avevi un'altra ogna. Se non è inteso, io avrei una scelta fritta. O quanto ci metti a preparare? 10 anni. Lui. Vengo, vengo. Finisco la ceretta. Te ne le dati croccantini a gatti. E vogliati anche un'autoletta. Pieno di pesche, mi roba da matti. Ormai manca soltanto la civetta. Nacquato le piante, lavato piatti, tutto fatto, caro, come richiesto. Vai, ora mi profumo il pelvenino, mi infilo gli stivaletti e son lesto. Ceretta, profumo, santa benino, prima l'uomo era maschio, e guarda questo. Vestuosa, oddio il mattino, mi perdoni carino. Va bene, dimentichiamo l'offesa, però te mi accompagni a fare la spesa. Abbiamo peccato di gola. Bisognava commettersi a studiare per scoprire che Capsio è un po' intrigante. Capsio si riferisce al Capsicum, se ricordate. Bisognava commettersi a studiare per scoprire che Capsio è un po' intrigante. Però senza Capsio, come fai a campare? Da lì a scelzeme tuo fertilizzante. Un lo fa mettere in bocca, può bruciare, ma fa la bolletta, mondo birbante. Lo so, è piccante, ma come si fa a farsi fare un pompino dall'amante? Come dici Capsio, sì, un frutticino rosso, un cornetto? Sai, ma la parola pensavo che tu parlassi al pizzino per di cazzo. Sono qui andato a scuola. Però col Capsio o col peperoncino, in un modo o nell'altro, pecchi di gola. Piccanterie. Prova a mangiare crudo un peperoncino, ti brucia lingua, bocca, anche polmoni. Tandetto, è piccante, ma ci pianino, ma te per far vedere che c'è olione, trambugi giù e annaspi che è un casino. Ma è piccante, è gadollo se hai ragione, ti pone a luzzare e nemmeno poino, senza di tutti in quelle condizioni. Dimmi se non ho ragione, stai a sentire, se una ti si rende provoante con sta mostrana oscia o la tubini, e tu pensiero dove vale sta, che fantastici ti fa con quelle lì. Bruciamo un tabbruci, ma anche lì è piccante. Allora, io qui ho aperto una busta, sono rimasto sorpreso. Non ci ho trovato la linea, perché non si vede Napoli, nessuno è corrotto. Saremo corruttibili, vediamo. Non si è proposto nessuno. Vabbè, questa busta ci ho trovato Gorelli Nicola, molto a tutto fuoco, mi ha fatto una sorpresa, ragazzi, incredibile. Ma dove è portato, scusa, questo? Una busta. È una busta, vabbè, non lo segreto. Sì, capito, non la parla bene, tu vuoi una cosa? Dipende dallo studio, sono quindi ogni tanto diceva, però la busta, no? Questa scritta che forse lo mettevo via, no? Che non vanno le fatture, E invece era tutto sonetto, peccato, va bene. Sonetti ali, olio e peperoncino, leggi te? No, leggi io? No, leggi te. Sei l'autore, quindi... Con l'olio e l'ali...
taglio nello spaghetto ardente, su una bistecca al sangue ben fumante, e della cioccolata più fondente e su un muscolo impepace ci va abbondante. Dell'arte spezie gli è il meglio ingrediente, perché il peperoncino è un eccitante. Ti infuora il corpo e dentro le mutande, tardi al viaggio, te sei un dilettante. Se vuoi un sonetto di molto pungente, ci vuole una rima un po' piccante, se no non sa di nulla, gli è potente. Se poi t'avvedi che non sa di niente, ricordati la cosa più importante, che arrivi dritto al cuore della gente. Ah, e questo è un altro... Sì. Mario, scusa, sì. Allora, questo è il vino. Allora, facile o sì? Acino equal pinus mucus. Si è fatto un attimo in inglese, eh? Allora. Ta. Stefano Bianchi, eccolo, eccolo lì. Leggi questa sonettina che è piccantina. Qui il piccante non è del peperoncino, ma del comportamento di una ragazza, diciamo, che ha fatto delle vestite con me. Allora, facile così. Quindi non mi riesci a fare. Pensavo che sono andato parecchio fuori tema, poi un sacco di signore. No. E vabbè. Poi mia madre ha detto, sì. La porta l'ha fatta per venire. E voi gli erano buoni sul libretto. Le puppe t'appoggiava al tavolino e il prof uno pirava nel dispetto. Se l'è dovuto andare al paesino dalla sorella, sola col bimbetto. Mucchi di volte è morto il suo nonnino, ma gli è l'acqua a mezzare il fazzoletto e tant'altra strozzata fa di orso, così che un bel 30 è quasi garanzia. Poi, col finire anni di orso, d'usare di mezzo non si vergogna mia, e quando volse vincere quel concorso lo fece col sudore della fia. Attenti a spinuziate. A spinuziate, vediamo un po'. Io ringrazio anche a nome del Presidente e del nostro Gianetti tutte queste poesie bellissime che sono arrivate, ma veramente hanno nobilitato questa prima edizione del concorso. Oh, Fulvio Sodi. C'è Fuso. Fulvio Sodi è un poeta molto conosciuto. Non c'è, bello, ecco io. Bello, ecco io. Il peperoncino, tra l'altro, ha anche una dedica, un ricordo di Massimo Biagi, Fulvio Sodi. Questa rossissima vacca gli è di foo, l'ha sempre detto il Biagi, lo studioso, parlando della spezia in costa poo, ma che ha mangiato da un gusto fascinoso. All'Accademia Biagi, ogni coo che in cucina voleva essere famoso, studiassi del gingillo, gli era giò per rende anche un carzino appetitoso. Pure Olombo, Azzechi e Messiani amavano sto frutto benedetto. Solo la Chiesa non lo seppe gustà e parlò di propositi marzani, un altro prelato alla uscina ha detto. Ma la ragione vera è tutta qua. La vacca sbriciolò sopra il capretto, un si lavò le mani e andò a pisciare. Infatti ricordo di Massimo, veramente bellissimo, ma anche questa dimostra di saperne un po', Fulvio Sodi, il peperoncino. Sempre visto, ma molto caldo, molto riflessivo. Allora, morto prima della rima, l'abbiamo già fatto. Effetti laterali, eccolo lì. Ma io lo so chi è, perché me l'ha consigliata prima, l'ha gustato, da un caldo. Andiamo. Fabiano Campo, eccolo lì. L'altro giorno, te lo voglio raccontare, m'era presa di fare alla mia moglie una sorpresa, mi credevo,
a desinare per ritrovare sotto le insoli certe voglie. Un bel piatto piccante, mi son detto, è quello che ci vuole, carolello. E poi vedrai i lavori tipo a letto, roba e si freddi al mio fronte via un pivello. Rosso te lo piglio il peperoncino, con le mani mi metto a tagliuzzarlo, e il piatto viene fuori gli è divino, mi pare di pigliar foso a guardarlo. E il pizzo l'ho sentito, che cardane, subito però, mi ha l'indomani, al bagno ero a pisciare in mare, mi ero scordato di lavarmi le mani. In via di conclusione, spero che questo pomeriggio sia stato gradevole, spero che per un momento abbiate, diciamo, anche strizzato un po' come noi l'occhio a qualche poesia sicuramente un po' sopra le righe, ma noi lo sappiamo. Era anche questa un po' l'idea di, diciamo, di dare anche un qualcosa di nuovo, no? Agli incontri di vernacolo che ogni tanto ne facciamo, e abbiamo interpretato delle cose che anche molti di voi che ci seguono, che ci fanno tanto piacere, che siamo molto riconoscenti, scommetto che non l'avevano sentito mai, è la verità. Allora, a questo punto chiederei a Nicola Guerrieri, che è un po', diciamo, alla fine di consegnare insieme ai membri del comitato, penso, no? questo dono alla famiglia di Massimo. Allora, credo che io possa tacermi finalmente per voi e ringraziarvi di nuovo e invitarvi anche a prendere le cose che sono qua, cioè qualche trame e qualche libro, soprattutto le cartoline. Vi ricordo, ringrazio di sponsor, ma poi tanto lo faranno i membri del comitato. Se qualcuno del comitato vuol dire qualcosa, vuole salutare, penso che si debba fare così, no? Io un protocollo per questo. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato a fare questo. L'abbiamo fatto con il cuore. Degli aneddoti che veramente bene, soprattutto la prima giornata a Medeo, sei stato veramente fantastico. E hai ricordato mio padre nel modo più bello e più goliardico che si poteva fare. Quindi grazie a tutti di aver partecipato a questo evento fantastico. E ovviamente ringrazio Amedeo Arti e Silvano Dionini, Renato, che è dietro le quinte, non lo vedo, Renato Torci, ecco là, e spero di non essermi dimenticato nessuno, ma il comitato è tutti e due. Pietro, scusa, scusate, non ti preoccupare. E niente, quindi grazie, ci vediamo poi, vabbè, tutti gli amici.